quanto vuoi. Na 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 na. Sergio! 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 Oh! In casa subito! Casa! Cari Alfio, Nando, Italo, quando leggerete questa lettera, io sarò ormai lontano. Per tutta la vita ho cercato di essere come voleva nostro padre, un bravo lavoratore, forte, rispettabile e timorato di Dio. Per quanto abbia tentato di reprimere la mia passione e dopo tutto lo sforzo che avevo fatto per dimenticarmene, proprio non ce la faccio. Io sono nato per fare il tennista. I nostri fratelli, Sandro e Amos, hanno già provato a inseguire i propri sogni. So come ci siamo sentiti e come ho reagito. So che abbiamo sbagliato e sono convinto che non ripeterete di nuovo lo stesso errore. Non dovete pensare che quello che sto facendo sia un disonore per la nostra famiglia. La vita non è solo lavoro, ma anche il coraggio di essere diversi e di sognare. Nando, io so che sei sensibile e spero che tu possa trovare un giorno il grande amore della tua vita. Italo, tu che sai leggere, studia, vai in città, prendi il diploma e sii felice. Alfio, tu sei quello più simile a papà. So che tra noi non è sempre stato facile, ma ti capisco, hai sempre avuto il peso della famiglia sulle spalle. Riguardati. Non sarei mai riuscito a dirvi con le parole quello che vi sto scrivendo, ma ricordatevi che i sogni e la libertà sono le cose più importanti per un uomo. Fratelli, incominciate a seguire il vostro cuore. Per sempre vostro, Sergio. Italo!